Thank <music> you. 4 ottobre 2021, Buonasera a tutti buonasera agli amici collegati, che sono tanti, nonostante Facebook, Instagram e Whatsapp siano crepati da diverse ore, lasciando nell'angoscia e nello sgomento milioni di persone che non sanno più come comunicare col mondo cosa fare delle loro vite persi ma invece voi che siete i seguaci il popolo di dirus come dice Antonella qui nel suo commento buone, buon lunedì sera popolo di dirus bella sta cosa da proprio, buonasera anche a Francesco voi sapete cosa fare e si andate su youtube perché insomma tanto ho sempre detto eh, facebook va bene eccetera eccetera però insomma il modo migliore per non perderci di vista, è YouTube, anche perché qui lo potete sempre poi rivedere, e rivedere dopo, mh, tranquillamente, senza grossi problemi, rimane tutto. Ha, infatti anche Sandra Tavagnacco, che qui, senza quel suo alias, perché l'ha resa celebre su Facebook, non è Iaco Gatto, ma è Sandra Tavagnacco, questa sera sono qua, Facebook non funziona, ciao a tutti, esatto, esattamente. Ciao Melissa, ciao Giacomo, che saluta anche Giacomo, ciao a tutti. Allora, infatti io qui, Sto sparlando oramai ripetizione, ma no, diamo il benvenuto a Giacomo Longhi. Eccoci qua. Come stai? Ciao, ciao a tutte e a tutti. Allora, no, questa sera, tra l'altro, non dicevo, insomma, la giornata di Maratone Mentana exit ball eh, eccetera eccetera tra l'altro salutiamo anche buon lunedì qui crepa cuore che già insomma l'alias è tutto un programma ben trovati grazie alla giuria di Carboni editori a fare il tifo fantastica infatti mi, mi chiedevo perché appunto il facebook down ha un po come dire ci cioè, ha un po' impressionato un po' tutti però ci siamo infatti io speravo di trovarvi se no pareva brutto proprio questa sera ma saremo di più ancora su, su youtube eh, ciao Giacomo mi saluto anche Antonella e anche Donatella eccoci qua allora, allora, questa sera, insomma, oramai l'abbiamo annunciato, l'abbiamo parlato prima, abbiamo anche fatto un po' di battute in merito riguardo le scelte, i gusti letterari di, di tutti noi, parliamo di questo libro qui. Eccolo qui, Sadek e Dayat, il randaggio e altri racconti, il libro di Sadek e Dayat, appunto, tradotto da Anna Vanzan, tra l'altro, se non erro, credo sia l'ultimo suo lavoro, anzi, credo che, diciamo, incompiuto, perché mancherebbe, manca un racconto che avrebbe dovuto e terminare Anna, e purtroppo eh, non ce l'ha fatta. Ricordiamo sempre: Anna Vanzan ci ha lasciati un, un anno fa, quasi era dicembre 2020. L'anno così terribile si è concluso anche con la sua dipartita, tra io ricordo sempre che è stato uno shock per tutti noi perché l'aspettavamo proprio in una diretta, avrebbe dovuto parlarci de, di mio zio Napoleone, un altro, un altro suo grande lavoro tra gli ultimi che ha fatto. Allora, Giacomo, allora, questo libro, insomma, state che dai ecco, lo vediamo qui. Insomma, un volto anche celebre no, della letteratura contemporanea del novecento iraniana. Diciamo, spesso non è che proprio sia, come dire, sinonimo di, di, di dispensieratezza e allegria, se vogliamo usare un eufemismo. Il buon amore. Sì, chiaro. Eh, vabbè, eh, celebre, più, il più celebre scrittore italiano del Novecento, eh, sepolto a Parigi, tra l'altro. Adesso non so esatto. se è per... Non, non chiedetemi in quale... Uh, cimitero. Sì, no, 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 Sto so dire. Sì, sì eh, è pure quello famoso, però adesso non mi viene. Ma adesso... te lo mm, Come, scusami? Il Pellasces, no. Esatto, esattamente. Ah, eccolo. Sì, 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 ecco qui la foto. Sì, sì, esattamente. Sei volto a Parigi. Ehm... Posso dirlo, uno sfigato. Dai, non dire così, Sandra, su. Eh, non è uno sfigato, no. è una personalità complessa. Adesso ne parliamo. ne parliamo. Se no, anche perché è sfigato. Cioè, è uno no, di no. quelli che veramente ti tirano fuori come il prezzemolo. Infatti, in tanti lettori può suscitare anche un po' di... Di rifiuto questa sua maxi mm. popolarità eh, a me per primo, io eh, devo dire che ho tenuto la civetta cieca, ad esempio, sempre molto alla lontana. Ecco. L'ho letta solo, eh, l'avevo letta in maniera molto veloce quando facevo l'università, e poi l'ho riletta solo adesso l'anno scorso, con, con la traduzione di Anna Danzan. Mm. però, diciamo, un autore. Che, da cui mi sono tenuto un po', un po' la larga proprio per questa sua eh, aurea quasi divate di guru delle lettere persiane una fama che cancella quasi tutto il resto cioè, ah, però si... anche, anche tra i ragazzi io ricordo sempre quando una decina, quindicina di anni fa, i ragazzi i, iraniani di, che vivevano a Roma, gli studenti, avevano tutti, tra, tra gli autori contemporanei iraniani, tutti quanti conoscevano, o almeno dicevano di conoscere, Sadek e Raya. Sì. Tanto che mi ricordo che Felicetta Ferraro di questa, di questa donna non era nemmeno poi così contenta. Cioè, è cioè, possibile che non abbiano la curiosità di leggere qualcosa anche dopo di lui? È davvero, sì, è una fama che, che fa piazza pulita un po' di tutto quello che c'è prima e c'è dopo nel Novecento. Eh, però sono contento di, di queste due traduzioni di Anna, la, la civetta cieca e il randaggio, perché mi stanno permettendo di, di scoprire un autore che è veramente molto più complesso, che va molto al di là della sua fama, che poi tutto sommato è molto 90% ridotto alla ridotta alla civetta cieca. Sì, infatti. E invece, mi... nel senso. Eh, sono state molto di stimolo per me e, e mi, sta mi sta facendo capire molte, molte cose del, della letteratura persiana moderna, di come si è sviluppata. Eh, ci sono tanti richiami suoi che, che sto ritrovando in autori che, che sono arrivati dopo, quindi. Ehm... Bene, cioè bene che ci siano. No, certo, eh, forse ecco, tolto un po' dal mito, no? Quando uno lo toglie dal piedistallo, però lo riporta poi, insomma, nel tuo ambito di lavoro, che è quello del traduttore, dello studioso di letteratura persiana, credo che mh, aiuti questo ad affrontarlo anche in modo un po' più laico, se possiamo dire, no? Sì, i sì, che... appunto, bisogna vedere se li leggono, se li leggiamo, perché a volte certo. si parla di nomi, però non è che. Eh, magari è garantito che, che gli ah No, certo. Poi... I, non mi ricordo chi faceva la battuta, e diceva, I, gran, i classici sono quelli che tutti dicono che si leggono, mai che leggono per la prima volta. <ride> Nessuno ha il coraggio sì. di dire: Non ho mai letto. Io, per esempio, confesso, confesso la mia ignoranza. Io, questo, io non ho mai letto Proust. Non, 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 mi dispiace, eh, lo farò prima o poi, Vabbè, però non ho, non ho mai letto. No, io pure. Quello è un classico, vabbè anche la molle di, di quello che ha scritto comunque. No, sì, sì, cioè, è, è un po' oh, sempre vostro... citato. Prego, prego. Tanto, ecco Adria che dice, certo, che fa piazza qui sì, sì, dell'Elis, no. e legge l'andagine mi è piaciuto moltissimo Ecco, questo insomma, vedi? bene. Ah, ecco. Dicevi Giacomo? No, dai, tra l'altro Proust, vabbè, è tradotto da Natalia Ginsburg, quindi è, è da leggere secondo me anche solo per la traduzione. Fine della storia di Proust. Eh, parlando di, di Daiat, no, soprattutto questa raccolta che ha, curato, che ha tradotto Anna, che purtroppo non è riuscita a concludere, secondo me tra, non è una raccolta eh, originale di Daiat, cioè, mm. eh, sono raccolti scelti personalmente da Anna Van Zan, da raccolte apparsi in momenti, di, apparsi in momenti diversi. Io per curiosità, poco prima della diretta sono andato a guardarmi un attimo gli anni eh, di queste raccolte. Diciamo, sono racconti che vanno dal 1930 al 1942, quindi una scelta su un arco di tempo di 12 anni, abbastanza ampia, dato che Doyat non è che ha vissuto tantissimo, perché eh, nasce nel 1905 a Terano, appunto, in una famiglia eh, benestante di, di funzionari dello stato kajara e eh, muore suicida a parigi nel 1951 quindi ha vissuto in uno di 50 anni eh, van Zandt ha scelto proprio eh, i racconti che appartengono al cuore della sua produzione ed è una scelta molto variegata eh, che secondo me davvero apre delle prospettive interessanti su questo autore conosciuto eh, appunto come dicevamo soprattutto per le atmosfere cupe oniriche Drogate di ascolto, esatto. sì, sì, drogate no, io no, questo... eh... la civetta cieca è curiosa. Ma io mi ricordo che quando andavo a cercarmi le cose sulla civetta cieca mi era capitata su Google Immagini. Se voi guardate, capitano anche le vecchie copertine di Feltrinelli, sì. è stato il primo editore, tra l'altro, l'ha pubblicato nel 1960 ed è stato proprio il primo libro di letteratura persiana con... moderna. Introdotto in Italia, cioè di un autore che scriveva in persiano, introdotto in Italia. Quindi, e mi ricordo che mh, ci sono anche queste edizioni economiche della Fettrinale, dove proprio dice la Persia, l'allucinazione della droga e dell'opera. <ride> eh, insomma, <ride> così. Era proprio lanciato come il. Il... Ecco adesso ve lo, salvo, ve lo salvo io perché effettivamente è interessante ah, questo provato. che tu L'ho trovato e dice così: ma la civetta, vedete. se sì adesso lo salvo e ve lo metto in un modo, eh, diciamo, visibile, insomma, decente, così lo vedete bene. Ma effettivamente fa un po' impressione. Perché dice niente meno che. Aspetta, aspettate, che adesso lo carico, questa, molto interessante questa cosa che, 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 che ci hai raccontato. Adesso ve lo faccio vedere, eccola qua: la copertina tutta rosa. Mm. Eh, abbastanza adesso si trova su eBay, quindi sarebbe anche un ah, pezzo pregiato. La eh. civetta cieca, magia dell'Oriente e fascino della droga. In un capolavoro persiano moderno, <ride> e fascino della droga, questa è roba che oggi se lo fai te, te mandano al gabbio proprio, cioè, fascino della droga è incredibile. Io muoio. Vabbè, no, ma, diciamo che, la diretta. No, no, Bigenza Armandi Mi ricordo che quando eh, una volta parlammo, no, io, dicevo che io stavo cominciando a leggere sempre appunto edizione Feltrinelli, quella successiva che tra l'altro precedeva una, un, cioè, scusate, che, che, che aveva una sua prefazione proprio è di eccola, eccola qua. Bravo. E, e lui mi ricorda che dice: A parte il libro, lo ricorda che il padre dice ah Ma come leggi Edayat, Quindi sei un pervertito, sei un pazzo. E lui dice: ah, È un, è un eh, dice, Edayat è un Kafka un po' matto eppure un po' malato. Insomma, diceva, mm -hmm. cioè, cioè, C'è questa, questa fama veramente terribile, poveraccio. Sopra questa qui di, 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 di questa copertina, veramente magia dell'Oriente. Ma di lui dice: sia la... perché sarà degli eh. anni '70? Secondo me, oh. secondo me è prima, aspetta che adesso te lo dico. Eh. Allora, questa, pensate questa costa 20 euro su, su eBay, quindi mm -hmm. insomma, se, se voi la, la volete vediamo un po'. Eh, vediamo. Eh, ci sono, ci sono, ci sono altre, altre, mh, altre edizioni, ma non, non con questa edizione. No, questa era quella più spinta, ma non è la prima, è un'edizione tascabile di qualche anno dopo la Prima sì. era un po' più sobria. Questa non, non, non sì, la, la prima è c'è cioè una civetta, insomma, abbastanza così insomma, anonima anche se sì. insomma non proprio. Non pro allora, dunque, la civetta cieca, quella precedente è del '60 sì. eh, questa qui del, della droga non lo so, non, 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 non riesco a eh, trovare sarà tra gli anni '60 e '70 pubblico eh, pubblicò. Sì. I sì. sì. sì, 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 sì. come con l'utenza di manovra, però è interessante effettivamente. Insomma, è anche una sola difficile <ride> la droga. <ride> dice: credo che la droga ci voglia per leggere i tagliati, è... però in effetti <ride> la taccetta, passati... Capisco anche che i genitori di Zarmandini suo padre non volesse, che lo ecco leggiamo. qua: ah, 73, 73 grazie. grazie. Sandra, grazie. Ottimo, è una bella collaborazione. Sì, che non volesse che leggesse, insomma, e anche perché ha dei contenuti anche per i racconti. Cioè lui si distingue per questi contenuti di sia di forte critica sociale, di, eh, di rottura. Proprio con le tradizioni. Sono, diciamo, la sua poetica è molto provocatoria. Mm. Quindi capisco che eh, i genitori insomma non ci tenessero, e comunque ad evitare che i figli leggessero Dayat, e ricordo che La Civetta cieca non è mai stato pubblicato in Iran, mm. e tuttora La Civetta cieca non circola eh, sotto banco, la prima edizione di a Bombay, perché appunto Dayat tra l'altro ha avuto una vita interessante. Ecco, infatti questo volevo arrivarci, mm. l'esperienza in India, no? cioè, che, che, è, che è interessante questo aspetto. Eh sì, perché lui è, avuto, è stato anche un po' il precursore dei nostri amici ragazzi che vengono qua in Europa a studiare, adesso sono molto numerosi. però lui, diciamo, figlio di, un di una famiglia molto ricca, è stato uno dei primi che ha potuto permettersi di studiare all'estero. Quindi, all'inizio, ha studiato in Belgio e poi a Parigi. E, e poi, appunto, ha compiuto anche questo soggiorno in India, che è durato spero di non dire una, una scemenza, mi pare tre anni. Mm. Adesso se, eh, dove appunto eh, ha studiato moltissimo la cultura indiana e la civetta c'è cioè, è uscito proprio a, a, Bombay. a Bombay. E a lui era, era anche, adesso non so se ricordo male, lo ricordo perché questo viene da una lezione di persiano in cui il mio maestro mi mi insegnò come è difficile no, no, mi stavo parafrasando ho battiato no, di, 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 di Edayat mi fece leggere questo brano sulla vita di Edayat e parlava di lui come anche un cultore di arti esoteriche o comunque che aveva un certo culto per, quest, per, questo, per queste discipline ma sì, adesso non ho approfondito questo aspetto lui di fatto eh, è andato in India anche perché l'India ha avuto dei legami fortissimi con, con l'Iran e la cultura persiana quindi eh, aveva approfondito, aveva conosciuto la comunità Parsi che risiedeva lì. Eh, sì, poi vabbè, la, diciamo il, la passione per i gusti, la passione per, per l'esoterismo, per, le, per le religioni antiche è, è palese nei, nei suoi lavori. Anche in questa raccolta c'è un racconto molto interessante di, di sfondo storico. Eh, che si svolge appunto presso la dinastia, adesso non, non mi picchiate. <ride> No, no, Tra l'altro, diciamo, e... dicendo prima che questo è un libro eh, insomma, eh, il volume Beh, è con Squick, con Gerskin, non, non è eh, spessissimo. Ma sono tantissime storie diverse. cioè tantissime, scusa, sono 8 o 9. adesso non ricordo quanti se ne racconti. No, no, per... dovevano essere sono 10. Eh, sono e poi non purtroppo, 10. Non, non ho fatto in tempo appunto a trovare l'ultimo, ma sono personaggi anche diversi. Io, questo devo dire, diciamo, prima io ho ravvisato anche insomma una certa ironia, se possiamo dire così, anche se poi le conclusioni non aspettiamoci mai un happy end insomma sì, sì. Dagli altri. non c'è lep di pazienza però ho tolto l'ep-ending sono racconti anche molto scoppiettanti devo dire eh, c'è cioè lui a questa diciamo sono racconti si inseriscono un po in quel solco eh, che aveva cominciato che aveva cominciato Mohammad Ali Jamalzadeh che è stato il padre fondatore ufficiale della letteratura persiana moderna, che con Cera Una Volta, raccolta nel 1921, eh, per la prima volta mette in scena anche un po' il popolino, delle situazioni sociali eh, ritenute degne di poca nota, eh, condite anche con espressioni gergali, proverbi, eccetera. con ecco, lui si inserisce un po' in questo solco di ritratti realisti con La sua sferzante critica sociale, però, di fatto ci consegna anche delle, delle scenette molto insomma, molto divertenti alla fine della fiera. Beh, sì, eh. qui sì, ci sono anche insomma delle liti, i contrasti familiari, le gelosie tra sorelle, no, tutto sì. insomma, in contesti poi molto così popolari, molto, molto legati a un contesto potremmo dire quasi premoderno, no, per, per, per certi versi. Sì, è tutto un po' giocato sul, secondo me, lo humor che, che salta fuori, giocato sul, eh, sul contrasto che c'è tra la, la morale che tutti dovrebbero seguire, diciamo la morale religiosa e sociale che, a cui tutti si dovrebbero attenere, e poi quello che i personaggi in realtà compiono quando mm -hmm. si trovano... A fare i conti con il proprio privato, con quello che vogliono realmente, ecco, prendono tutt'altra direzione. Qui scatta un po' il, il comico di, di questi racconti. Ecco, eh, sì, infatti, ha un cioè, adesso senza svelare nulla di particolare, eh, cominciare sì. già dal primo racconto, che insomma ha una conclusione, ovviamente, come diciamo, non è un happy ending, eh, non ce possiamo aspettare, però, nella sua tragicità. Anche qualcosa di un po' ridicolo, adesso sì. non voglio dire nulla, però insomma ci sono degli elementi abbastanza buffi, cioè, se, uno, se uno lo vede con un occhio insomma, un po' così, non dico cinico, però insomma senza, senza cercare per forza di trovare il dolore ovunque, però effettivamente sembra, sembra quasi che insomma, si diverta lui a, a mettere in scena delle situazioni in cui poi. La morale è quella che, come dire, avete fatto tanto la morale su tutto questo. Questo credo, credo che sia il suo rapporto con la religione, poi anche. Ma alla fine, eh, insomma, siamo, siamo un po' tutti un po' una miseria. Insomma, a me questo è quello sì, che, sì, che, sì, che mi viene da che, pensare, che emerge dal, dai suoi racconti. E, ecco, poi c'è da dire che adesso, secondo me, i doiat forse. Ehm, Secondo me dovremmo approcciarci a Doyat senza, ma, eh, diciamo, eh, mettendo da parte un po' tutto quel, quel di grandeur che, che lo circonda. Cioè quelle... Perché a volte poi crea delle aspettative anche altissime, ma secondo me la sua grandezza, lui è stato un grande innovatore ed è stato un, un punto di partenza fondamentale per la letteratura persiana moderna. Quindi. Letto in questa prospettiva, secondo me acquista molto più valore che l'aspettarsi un, uh, un capolavoro alla Tolstoi o alla, alla Dostoevsky. No, ma infatti, infatti è questo, cioè nel senso che io la, come dire, la, la differenza eh, secondo me molto grande tra questa raccolta di racconti e La Civetta cieca, era che La Civetta cieca, appunto, io l'ho letta, tra l'altro è stata una delle prime cose lette <coughs> diciamo per conoscere l'Iran la letteratura iraniana contemporanea e l'ho letta aspettandomi appunto un capolavoro incredibile cioè, e devo dire che mi ha trasmesso tantissima angoscia la Civetta cieca, devo dire, devo dire la verità anche questo, questo, insomma, questo personaggio, questa atmosfera lui dice appunto eh, Lì eh, lo paragonava a Kafka a me sembrava un leopardi senza poetica cioè, insomma, una cosa, lui non chiude i giorni di festa quando fuori e si sta a bedare, tutti, che, tutti che festeggiano, lui invece che si rinchiude in casa. No, tra l'altro, non so se poi sia un, un caso lui si uccide eh, i primi di aprile eh, a Parigi, che sono proprio diciamo, la fine delle feste di, di capodanno mm. persiano. Quindi insomma, tutto lascia supporre che magari ovvio, non sia stata una scelta casuale, dettata probabilmente anche da così da, 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 da questo. Spirito eh, che soffriva particolarmente i giorni di festa, come poi soffriamo un po' tutti quando non siamo insomma al ah, meglio. Sì. Però, però indubbiamente questo mito di eh, Edayat ha fatto sì che, francamente, oddio, un libro di racconti chissà cosa tira fuori e invece mi ha spiazzato, mi ha sorpreso perché poi anche insomma, mh, voglio dire, anche come ritmo e anche come, come narrazione è tutt'altro che, eh, cioè non mi ricorda per niente l'autore del, del, della civetta cieca, non so se l'ho letto con la traduzione sbagliata la civetta cieca, forse no, so se... no, vabbè, ehm, cioè rende giustizia la varietà della sua opera poi perché insomma lui, adesso l'opera di Dai Atto che è stata editata Recentemente dalla fondazione Dayat di, di suo nipote, insomma sono mi pare sei volumi, comunque un'opera ponderosa che contiene appunto la civetta cieca, racconti, eh, poi abbiamo studi sul folklore iraniano: quindi tutta una raccolta di, di favole, fiabe, eh, storie popolari che erano studi che anche questi sono stati molto importanti perché prima tanto di questo materiale non era stato raccolto in maniera sistematica. Eh, abbiamo un saggio sul, sui vantaggi di essere vegetariani, che è interessante. Ecco, eh, sì, infatti questo l'avevo letto, questo, che, che era vegetariano. Quindi, insomma, eh, è... Sì, poi abbiamo traduzioni dal, dal medio persiano. Eh, insomma, abbiamo cioè, è uno scrittore a tutto tondo, ecco, quindi... Eh, bene la civetta cieca, però appunto è bene anche contestualizzarlo all'interno di, di questo lavoro ampio che, che ha fatto, che è stato ha molt, influito molto poi sulla letteratura persiana del, dei secoli, sì, dei secoli, adesso non è che delle dei decenni successivi, no, certo, cioè, del secolo del XX, XXI secolo. Senti, tu dicevi che, che in Iran la civetta cieca è ancora al bando, insomma, non è un. Sì. Le, gli altri suoi lavori invece quanto sono diffusi e conosciuti, allora, eh, i lavori proprio di Doyat non. Eh, non mi pare di averle viste mm. ufficialmente stampate in libreria, però potrei sbagliarmi, perché invece adesso qualche eh, studi su di lui ce ne sono parecchi, stampati ufficialmente, però ecco sulle sue opere non. Potrei sbagliarmi, però non mi pare che siano, eh, che siano stampate. Io no, In effetti, devo dire, no, ne ho sentito parlare sempre da iraniani della diaspora. Mm. Non, ho sent, non, ho, non, non ricordo onestamente in Iran di aver mai visto in libreria o di averne sentito ne parlare mh, particolare. Forse è, una mia, forse è un mio ricordo condizionato adesso da quello no, che vabbè, stai dicendo tu. Il, però il il libreria non mi pare anche a me di averlo visto, però mi ricordo nitidamente dei, dei miei mallopponi di studi su di lui, con tanto mm. di fotografie, eccetera, quelli abbastanza eh, ben distribuiti in giro. Eh, no, beh, però, anche da tanti amici iraniani eh, che vivono in, in Iran, così magari non tanto dagli scrittori, però da dei lettori sì. Dei lettori mm. l'ho sentito citare molto, anche proprio come lo scrittore, lo scrittore preferito, eccetera. E niente, poi vabbè, i suoi libri, come si sa, circolano abbondantemente nel mercato nero. Certo. Eh, in svariate edizioni, eh, ma dopo di, di Tommy Così fanno di solito. <ride> e, vabbè, poi adesso va anche con... Eh libri elettronici, ebook, cose varie, insomma non è certo un problema. Sì, sì ma stampati, perché tipo sul mercato nero non è che si trova proprio tutto immediatamente, mm. se vuoi un libro magari devi, eh, ci mettono un po' a trovartelo invece quelli dei doyact sono sempre disponibili, quindi insomma vuol dire che la domanda c'è, se c'è l'offerta. Allora, qui c'è Sandra che fa un'osservazione interessante, che dice ho letto la bambola dietro la tenda, tradotti da, mm. Anna, da Anna, e il manichino dietro il velo, tradotto da Filippo Bertotti, un abisso. La uh, Bamba della Tenda è un racconto di questa raccolta. Forse il manichino dietro il velo allora è sarà lo stesso. È lo stesso racconto? Lo... Eh, e io lo... c'ho Bertotti dall'altra un'altra stanza di casa mia. In effetti volevo guardare se. Non ho fatto tempo. A tu dici nell'antologia I Minaretti al Cielo, no? E immagino di sì, perché, sì. perché, perché, perché quella è l'altra la, la, la raccolta di racconti. C'è eh, un racconto eh, di la... degli atti in quell'antologia? Que... Ah, potrebbe essere lo stesso. Lo devo, lo devo contare, anch'io ce l'ho, non ce l'ho qua adesso per non alzarmi e rovesciare il, lo schermo verde e fare un disastro, però questo lo, lo, effettivamente lo, lo guarderemo. Perdona, Filippo Bertotti, ne abbiamo parlato giorni fa noi due. Mh, formalmente. Ah, cioè, forse sì, forse sì, che è stato... Beh, eh, l'autore di quell'antologia pionieristica di Sellerio che magari andrebbe anche ristampato un giorno i mineretti del cielo. Sì, i mineretti del cielo, e, conferma Sandra. E, beh, quello è stato un lavoro bellissimo, cioè è stato il primo, il primo libro in italiano che presentava la letteratura arsena contemporanea a cura di un iranista. Mm. Perché prima appunto D'Aiate era uscito per Feltrinelli, ma erano traduzioni dall'inglese, con un'introduzione bellissima che spiega in maniera molto chiara come sono funzionate le cose all'inizio del Novecento, come si è evoluto il racconto, la, la fiction moderna in, in Iran. E poi presenta um, proprio una serie dei più importanti autori del Novecento persiano, Edoyat, eh, Jamal Zadeh, Chubak, Bolshevi, Simindon Eshrar, un in... che ha tradotto um, um, Golamo Saints ID, ne parlavamo l'altro giorno. Poi è uscito un altro suo, lui purtroppo ha tradotto, ha fatto solo due libri perché poi è scomparso improvvisamente, eh, molto giovane, sulla Trenti, aveva circa 30 anni. Eh, lui ha tradotto oltre a questo un volume di racconti di Saeedie che, ecco ecco, che sono stati ristampati di recente, con, con che qualcuno. io ho letto recentemente e devo dire che mi ha colpito molto. Mm. Eh, tra l'altro quelle, quelle strane coincidenze no, che capitano quando così insomma, è curioso perché avevo appena, quest'estate ho fatto come sai il decoda online que quella mattina avevo tradotto un brano appunto di, di questo uh, scrittore iraniano contemporaneo poi esco, vado a farmi un giro da Feltrinelli e il libro che casualmente trovo davanti è proprio, è proprio questo, questa raccolta qui, il bambino e il mare, che sono appunto una raccolta di racconti. Lui è famoso anche perché è l'autore, volamo senza idea, della sceneggiatura, forse del film, uno dei film più famosi, la storia del cinema iraniano è Gav. Sì. E, e quindi, insomma, per, questo è il motivo per cui in quella, in, quella, in quella lezione si parlava di lui. E anche questo libro sare, sarebbe interessante una volta parlarne, purtroppo, come dicevi tu... Ehm, lui non c'è più, insomma, il traduttore è eh, scomparso, oramai credo da non so quanti anni fa, però insomma molto giovane, dicevi. E, eh sì. Tra l'altro ricalcando anche un po' un destino dell'autore che ha tradotto, cioè lo possiamo dire, non è poi insomma, uno scandalo, non c'è nulla di male, nel senso, è morto suicida, eh, sì. così come anche Golamo senza ID, di fatto credo che si sia suicidato, comunque morto. Io insomma, so anche morto, è super... morto, anche, morto anche lui in esilio a Parigi e, e, e diciamo mm. in circostanze non proprio felici, nel senso che è malato di nostalgia per il suo paese, per, per la condizione di esiliato. Tra l'altro Golamo said è uno dei protagonisti della, 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 della famosa, delle famose Dieci Notti no, di poesia eh, a Teheran nel, nel, nell'ottobre del 77. E lui grande oppositore dello Shah che poi è costretto a fuggire dalla Repubblica Islamica mm. nell'81 se non sbaglio 82 e muore in esilio pochi anni dopo Quindi, insomma, sì, no, un, destino, un destino tragico. Michele buonasera, Michele in diretta da Cipro, da Cipro. Come, va, come va il tempo a Cipro? Perché a me, a me quando sento Cipro mi ricordo sempre que, que, quel eh, mh, cortometraggio di Pasolini che cosa sono le nuvole e ci sta Totò che fanno che fa, eh, Totò Iago, cioè Otello, Desdemona, mettono in scena l'Otello e lui a un certo punto deve fingere di starnutire fa e fa questo tempo di Cipro. Non lo so perché tanto <ride> a Cipro viene in mente sempre questo. E, sì, no, insomma, sarebbe interessante dedicare anche una, uno spazio eh, possiamo... anche ad altri autori. Magari non so se ci sta seguendo Mario Vittalone che ha curato. Eh, anche la traduzione di Felicetta di un altro suo libro, Paura e Tremore, magari so che a Mario. Ah, sì, certo, certo, è vero, Paura e Tremore. So giusto. che sai di A Mario piace molto, è legato. Ne abbiamo parlato l'anno scorso di Paura e Tremore, quindi tutto si lega. Insomma, Michele che dice: 31 gradi un caldo porco, ma non è che a Roma fa, a Roma fanno 28, fa eh, quindi insomma. Non... Ah, qua piove, tuoni e fuggi. Ah, qui voi siete al nord. Qui, sì, qui, siamo, qui siamo un cara beh Michele, buon lavoro. Insomma, anche insomma, è, un, è in missione per conto di Dio, come dicevano i Blues Brothers. Però insomma, no, comunque è al lavoro a Cipro. Quindi, insomma, lo salutiamo, fa piacere che ci segui da lì. Senti. No, Giacomo, io voglio dire di questi racconti, se tu dovessi consigliare um, uno, uno che ti ha colpito in particolare o che, 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 che consiglio quello secondo te che è il più interessante? Se ce n'è uno? Eh, ce ne sono un po' adesso. Eh... Sì, quello della bambola è particolare, perché sembra per certi aspetti di vedere dei programmi, certi programmi trash, fica naso della televisione. <ride> <video. ride> eh, e poi questo qua della bambola, al di là del, poi della vicenda in sé, che è appunto è un po' anche un po' postmoderna, vorrei volendo. Mm. Eh, il c'è il fatto che ritrae la vita eh, di questo studente persiano in Francia, di uh -huh. questo studente iraniano in Francia, con... molto spesato. così, e, Non so se ha ritratto un po' la sua esperienza. Eh, ma mi piace questa cosa: che da Yatt, veramente sia stato studente qua in Europa, e, tutto sommato, un'esperienza che, che adesso stanno facendo in tanti, meno male, con degli esiti molto. <ride> Molto diversi da quelli, insomma, non tutti fanno alla fine gli adagiati, no, no, certo, però è vero, c'è cioè nel senso che è comunque... un percursore perché anche sviluppato in questi racconti c'è anche un po' questa letteratura, non tanto dell'esilio, ma della lontananza, del, mm. dell'essere, eh, perché di essere fuori per studiare, diciamo che è una cosa che gli iraniani fanno, fanno molto spesso, a volte non lo fanno anche solo per stabilirsi nei paesi dove studiano, ma spesso poi studiano qualche anno e ritornano. Quindi ehm, trovare delle testimonianze ah, certo. così di prima mano di, questa, di queste esperienze è stato interessante. Quello è particolare. Ehm, ma anche il Don Giovanni di Caraggio, perché è un po', è un po frizzantino come racconto, poi c'è questa cosa che Caraggio non ade adesso è diventato una megalopoli, ma all'epoca doveva essere veramente anche... Un luogo abbastanza meno, diciamo, di, di giardini. Mm -hmm. eh, Beh, adesso, di, di fatto, è, è una città satellite di Teheran, quasi. Insomma, sì, sa, sì, sì, è una insomma, città. Sa, è un, non c'è quasi soluzione di continuità Insomma, tra, sì. tra Teheran e Karaj però indubbiamente qui parliamo di un'epoca in cui Teheran stessa. Sì. Credo che fosse infinitamente più piccola rispetto alla Teran di pochi anni dopo. Cioè, tenete sempre presente che Edayat si uccide nel 1951, quindi eh, eh, prima che ci sia il golpe contro Mossadegh, cioè prima che anche il, tutto il corso del, dell'ultima parte del, del, del regime, del regno di, di Muhammad Reza Pahlavi prenda quella piega che poi porterà alla crisi finale. Quindi so, stiamo parlando veramente di, di, di un'epoca lontana da noi, ma che in fondo non era ancora abbastanza, diversa da, 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 dalle, dalle epoche che poi hanno succeduta, cioè siamo ancora nel lungo dopoguerra, la seconda guerra mondiale mm. del, dell'influsso anche delle ideologie ma di un certo tipo anche di, di pensiero che ancora, ancora resisteva. E insomma. poi lui non era così tanto, delo cioè lui è sempre stato non vicino al sì. Tudé. però eh, tutti con concordano sul fatto che non avesse, non prendesse mai eh, voce un capitolo su questioni prettamente politiche, quindi, eh, invece è stato un grande maestro per almeno due, due nomi importanti della letteratura persiana eh, di, di Sorek Chubak uh -huh. e di Jalal Le Ahmad, che è l'autore di Garza De Ghì, Malattia d'Occidente, chiamiamolo, come eh. il libro, come ho detto qualcuno. È il libro più nefasto della storia del sì, altro, due allievi che Penso che si detestassero tra di loro ecco. anche <ride> eh, agli opposti, sì sì. Credo, però Beh, loro... Subacca, molto. Diciamo che, è eh? molto... Mm? Scusami, no, no, dicevo, Ale Hamad sicuramente dal suo maestro ha preso anche qualche vizio, insomma, nel senso che, <ride> da, nonostante questo suo, questo suo, come dire, fervore antioccidentale, era molto avvezzo ad alcuni... Mh, come appunto l'alcol e le dipendenze non è che fosse insomma ah, un è... spinco di santo <ride> questo fatto di essere poi in parte è stato riciclato come ideologo della rivoluzione ma insomma era tutt'altro che, che un fervente osservante della religione musulmana e eh, io a contraddizione... non l'ho letto tanto devo dire la verità cioè non l'ho letto tanto non l'ho proprio letto e non ho ancora approfondito la sua figura proprio perché sì eh, non è tanto mentre il tabacco adesso ci ho lavorato sì, sì più simpatia per Chubak dovrò, dovrò compensare con, con Ahmad adesso che mi racconti magari scopriamo qualche altarino interessante su, su, però sì, due allievi che si, sì, erano proprio gli antipodi ecco, Ahmad più mi pare, perché appunto poi dico un po' così dal nulla visto più ideologico invece che 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 se sembra, è, lui, lui è Chewbacca passato a Ahmad da, da una formazione religiosa molto molto rigida al marxismo e poi ha un ritorno diciamo suo una riscoperta del, del, dell'islam in chiave politica però insomma in fondo anche in modo molto um, così personale tra l'altro appunto le contraddizioni di, di, di un personaggio che oltre ad essere di fatto quanto passa fa, si può dire alcolizzato era anche un grande ammiratore di israele dopo un viaggio che aveva sì, fatto con, con sua sì, moglie sì. che tra l'altro insomma eh, Simintanes, ma comunque un altro personaggio, un altro colosso potremmo dire, no? sì, un altro gigante sì, sì. Del, della Beh, letteratura contemporanea. Quindi, sì, sì. Credo come spessore letterario, indubbiamente molto più superiore alla moglie a lui, sì. a, ad Ahmad, anche, insomma, vedendo il successo delle, del suo romanzo che continua ancora adesso in Iran, secondo me è molto certo. ecco. Don secondo me, è un'autrice veramente letta in Iran. Mm. Uh, rispetto ad Ahmad che forse sento di parlare di lui però non riesco a capire se viene letto veramente o soltanto citato no ecco oh, come... io credo che, che sia la fortuna come, di que, come dire come di quegli artisti che fanno una cosa molto importante che poi offusca tutto il resto mm. e che assume un valore che probabilmente va anche al di là eh, delle, delle intenzioni iniziali de, de, dell'autore cioè questa questa, come dire, questo quest attacco, questa critica all'Occidente, che in realtà poi era una critica non tanto all'Occidente, ma al fatto di all'imitazione dell'Occidente, a cercare un'imitazione dell'Occidente eh, come soluzione sì. a tutti i mali della società iraniana dell'epoca. Tanto che si dice che l'unico incontro che avvenne a un certo punto tra lui e Khomeini. Fu insomma, un incontro pure anche, anche piuttosto imbarazzante perché, di fatto, i due avevano ben poco da dirsi. Insomma, non, erano su, su mondi abbastanza lontani. Quindi, sono Beh, quelle cose che un po', un po' mitizzate perché poi serve anche alla propaganda, no? insomma, a fare, Chiaro, sì, a, sì. serve a questo. Bene, allora noi abbiamo fatto insomma, una chiacchierata su questo libro, lo faccio rivedere, che, che è un, io insomma, lo, lo, lo consiglio perché è un modo sia per conoscere appunto, un altro autore, un, diciamo, dei racconti mh, interessanti che comunque ci parlano di RAN, ma, ma non soltanto per quello, ma anche perché, come dire... Eh, avere un'idea più completa e più compiuta di un autore che molto spesso anche lui è offuscato da un, come dire, lo spazio che ha avuto la Civetta cieca ha di fatto riempito tutta la sua eh, la... Sì, sì, e poi punto secondo me c'è più l'influenza sulla letteratura persiana successiva di questi racconti che della Civetta Ceca mm -hmm, cioè, secondo sì. me questi racconti con, il loro, con i loro ritratti sociali ehm, con le vie che, che appunto che propongono le scenette che, che, mettono, che mettono in scena anche, anche racconto storico in alcuni punti, secondo me si ritrovano molto di più nei, nei racconti nei romanzi successivi rispetto cioè, la civetta cieca, ci, ci sono state delle varianti sul tema, ma delle vere e proprie imitazioni, no. Mm. Invece di questi racconti, di satira sociale, beh, io li rivedo anche certi tratti, li rivedo anche tanto in zio Napoleone, per esempio. Eh, anche nella dovremmo, dovremmo parlare prima o poi, quella è, eh sì. è una diretta rimasta in sospeso ormai da un anno, che, 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 che insomma aleggia un pochino come qualcosa di risolto anche in queste Qui, eh, Adri dice, questo ritratto assomiglia a Pavese, è vero? Beh, ecco che assomiglia, in effetti... Vero. È vero, un po' pavese, un, 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 un po' non so a chi. Cioè, sì, effettivamente, ma uno forse socia anche il destino comune la scelta veramente... di Il pavese più giovane, però, insomma, la moda. Sì, anche il taglio eh. di capelli, gli occhiali. Sì, i mani che sono quelli, per... diciamo. Che... Mentre Sandra ci dice la traduzione di Vanzana, secondo me, è molto moderna, nel senso che può essere letta da tutti senza alcuna difficoltà. Questo è vero. È vero, io Esco. devo dire che, per esempio, il, il libro, cioè, appunto la civetta cieca, io l'ho letto, però, nella precedente traduzione, lo trovavo molto faticoso. No, devi leggerlo, anche perché la precedente traduzione è stata fatta dall'inglese, eh, ha avuto poi una revisione sul, sul testo persiano di, di Mario Casari, però la base mm. era la traduzione dall'inglese, inglese. Però è interessante questa cosa, ora mi metterò a guardare che scelte hanno fatto Vanzana e Bertotti. Eh, dei, allora. due racconti, dei due sì, racconti, sì, io pure adesso è, lo riprenderò, grazie. Può essere anche un bel laboratorio di traduzione. Eh, di traduzione, di traduzione. Eh, beh, so, magari chissà, la prossima volta farai tu una traduzione di... <ride> No, adesso non lo so perché... C'è troppe per altre cose da fare. Sì, per il momento, nell'immediato futuro no. Ah, beh, sì, no. però adesso no, spero, spero che si continui a, a tradurlo, insomma, se, eh, anche questa cosa di scoprire il Novecento iraniano, secondo me non è male. A me per, personalmente, a me sta facendo scoprire tante cose. E permette davvero di aggiungere un po' più di tasselli ad un puzzle anche perché leggere solo i contemporanei a volte sembrano veramente proprio se non sappiamo cosa c'era prima sembra non, non capiamo il perché di tante scelte di tante mm. appunto di certe direzioni che prendono a livello di stile di, di narrazione quindi eh, bene se, se... Sì, tra l'altro appunto, insomma, qui stiamo parlando degli anni 30, anche del Novecento, quindi mh, insomma è, 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 un, è, è un percorso interessante no? che attraversa anche altre, altre epoche. Tra eh, in questo caso sì, sto rileggendo perché l'avevo letto da, da ragazzino, il vecchio il mare di Hemingway, lo mm -hmm. sto leggendo nell'ultima edizione e che è anche un saggio eh, interessante. Della traduttrice che appunto parla dell'iceberg, proprio del, del traduttore del lavoro del, 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 del traduttore, come di un iceberg che deve essere affrontato, in particolare anche sulla scelta proprio, delle parole. In quel caso, ovviamente, di Hemingway, però, certo, è interessante no, vedere come a distanza di una distanza mh, geografica così grande, come quella appunto che intercorreva tra Hemingway negli Stati Uniti negli anni 30, tra l'altro, ambi racconti ambientati quasi tutti poi dopo. A Cuba, insomma, racconti di pesca e quelli di, 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 di Dayat, ovviamente tra eh, l'Iran e, e, e anche l'Europa di, di, di quella parte, di quella fase insomma, del Novecento. Insomma, quindi sicuramente molto interessante. E mi dà questa storia il gancio per la prossima diretta, perché tu cioè, hai fatto prima un cenno agli iraniani che andavano a studiare. In Europa, no? anche, anche appunto nel novecento, anche negli anni '40-50, e infatti uno di questi personaggi che da là ha un documentario visto pochi giorni fa, che tra l'altro ha vinto un premio anche al Middle East Film Now di Firenze. È questo film qui, Radiograph of a Family. Il film è un, è un documentario di Firouzé José che, che credo molti di voi conosciate già, anche autrice di, di altri documentari molto interessanti, uno. Famoso alcuni anni fa sui manichini tagliati nelle, nelle vetrine dei, dei vestiti dei negozi di abbigliamento di Teheran, il, questo, questo documentario è un, un racconto, secondo me, bellissimo della sua famiglia. Eh, il padre, appunto, che va in Svizzera a studiare, lui è un radiologo, poi insomma che avrà anche un certo successo nella propria carriera, e la madre che si conoscono, si sposano. E all'inizio vivono la prima parte del loro matrimonio in Svizzera per poi tornare in Iran, dove succederanno una serie di cose. Tutto questo è raccontato senza attori, solo con delle voci fuori campo, con tantissimo materiale di repertorio, con secondo me un tocco poetico bellissimo. Tra l'altro. Per chi conosce Ferusè, la mamma è veramente uguale, è impressionante la somiglianza. E noi di questo film parleremo con Cristina Bianciardi, che è un'amica di Ferusè, che è stata con lei anche a Firenze in questi giorni per il festival, e con Claudio Zito, ovviamente, un grande esperto di, di cinema iraniano. Quindi l'appuntamento con, eh, con questa diretta è per mercoledì 6 ottobre. Allora, se ci sono altre domande, altrimenti io vorrei anche. Lasciare il libro il nostro gioco in questi giorni ha fatto gli straordinari per noi perché è stato sia a parlare di cinema l'altro giorno sia, sia questa sera e poi vabbè lo vorremmo sempre perché sarebbero tanti gli argomenti di cui parlare ma insomma ehm, anche lui ha anche da fare altro nella vita adesso farò mese di tregua <ride> no, okay. no, ma anche perché sappiamo che, insomma che hai eh, insomma, non so se, se lo abbiamo già accennato l'altra volta. No, insomma, aspetta, io non, ho, non ho ancora fatto. Non diciamo niente. Anche, no, diciamo che niente, diciamo che comincia ottobre, quindi ad ottobre c'hai da fare la vendemmia. <ride> e hai, no, scherzo, non diciamo nient'altro. Allora, eh, se non ci sono altre domande, altri interventi dei nostri amici, io ricordo il libro, eccolo qua, rivediamo la copertina. Anche molto elegante, molto, anche molto facile da leggere. Cioè, si, si, si legge sì. bene perché siamo un libro, è pure bello come oggetto averlo come, come, come oggetto. Sarete sì. irandaggio. Altri racconti, Carbonio Editore, si trova facilmente anche online, veramente lo potete acquistare molto tranquillamente. No, un per è... il prodotto editoriale voglio far vedere la casa sì, è bello, è vero, è vero, la, è cosa che, che non va mai sottovalutata, è vero, tra l'altro, appunto. Realizzare ad aprile, ma è veramente un, 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 un bello oggetto, anche come, come libro. Con Giacomo. Ci vediamo quando vuoi, quando potrai. Tanto i, i temi di cui. Sì, no, sono ti butto lì una, tanti. secondo me, io cioè non, io nel senso, eh, magari anche qualcun altro che, che ne sa parlare meglio, ma c'è un libro che ha tradotto Anna. Che è passato un po' in sordina, a me piace tantissimo. Spero che se ne parli. che Spengo le luci di Zoia Pirzod. Ah, come no? Sì, sì. Quello sì, è bellissimo, sì. e se ne è parlato poco. Quindi invito a cercare. Eh... Tanto lei, lei sì, sì, adesso, se, se, se tu potrai, magari. Tra l'altro, vedi, tutto, tutto torna nel senso che anche questa autrice, ha letto alcuni racconti, un racconto sui vicini, proprio, proprio al Decodà perché appunto è ah, ecco. molto, credo sia molto amata, insomma, come, come scrittrice anche ancora in Iran. Eh, lei è una long seller, qualche... ha scritto ecco. due romanzi e poi c'è una raccolta di racconti che continuano a vendere ininterrottamente, da quando, dagli anni 2000 fino ad oggi, eh, e in Francia lei è diventata un caso editoriale importante quando è uscita in francese. Comunque un giorno, ecco, di... Uh, il ZOD non è male come argomento Vabbè. bene, noi lo faremo, lo segniamo e tanto, come dire, la stagione è lunga ancora quindi non scappi allora, intanto Sandra l'ha letto e dice che, che gli è piaciuto moltissimo ah, infatti sì, bene, quindi, quindi ne parleremo Allora, oltre all'appuntamento di, già che ci siamo visto che siamo abbastanza in anticipo questa sera eh, mercoledì c'è cioè questo appunto radiografo a Family Venerdì, eh, classico appuntamento con la rassegna persiana con Davuta Abbassi, e invece ehm, martedì prossimo, quindi andiamo ancora avanti di, di, di oltre una settimana, è il giorno, la giornata nazionale di AFES in Iran e quindi con l'istituto culturale faremo una giornata avremo diversi ospiti ne parleremo ma alle 19 perché eh, saremo in collegamento anche con Teheran e quindi per una questione di Fuso Radio faremo alle 19 bene, credo che potete ripetere il nome dell'autrice certamente ah, sì. eh, copertura, Aspetta, copertura. Lo dico, sì. questo qua è più facile da, da leggere che da, da pronunciare cioè no, Zoya Pirzad lo, lo, scrivo, lo scrivo qui nel, 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 nel banner così è, è più semplice ah, ecco sì perché lo spelling eh, è un po' complicato eccolo qua esatto è, ed è pubblicato da Francesco esatto, Brioschi editore Brioschi, Giusto? Sì. Brioschi. si trova anche questo è un libro che si trova molto facilmente bella l'edizione è pubblicato Qualche anno fa, non tanti anni eh, fa. 19, anni fa, 19. 19 ecco, sì, sì, sì. Bene, allora, speriamo di aver fatto una bella chiacchierata anche per voi. Noi ringraziamo Giacomo per il tuo tempo, per il, Grazie il consiglio a te. che ci hai dato, per le cose che ci hai spiegato. Con chi vorrà ci vediamo quindi dopo domani sera per parlare di cinema, per parlare di Iran, per parlare di altre cose. Questa diretta praticamente è andata soltanto su uh, YouTube e su Twitch, vedete, Però noi siamo moderni, andiamo avanti. Su Facebook metteremo poi il link, ma qu quando, quando ci sarà una resurrezione di Facebook e di Instagram saremo di nuovo anche lì. Allora, Sandri, c'è sempre un piacere passare un'ora con voi. Grazie a tutti, bellissimo intervento e grazie a tutti i partecipanti. Grazie, eh, in questo caso appunto, nickname Crepa Cuore, ma grazie alla casa editrice. Eh, Carbonio editori, perché veramente il, il, il libro è molto bello e il bravi, lavoro che hanno fatto veramente. che stanno facendo su questo libro è molto bello, quindi bravi, eh, grazie Francesco. Dice grazie per la bella live. Io vi auguro a tutti, una buona, buona serata. Buonanotte, e ci vediamo mercoledì prossimo. Buona serata. Buonanotte, ciao.